Coordinamento contro il razzismo è una iniziativa di Alfredo De Giuseppe, uno dei promotori, è una iniziativa nata proprio da pochissimi giorni nel Capo di Leuca. Ne parliamo con Alfredo De Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti. Si tenta di mettere insieme tutte quelle forze che in qualche modo o sono già impegnate o si oppongono a questo. Prima si diceva strisciante razzismo, adesso invece è veramente dilagante, quindi anche perorato da altri personaggi politici, e quindi questo tentativo serve a mettere almeno dei punti fermi e coagulare intorno a qualche iniziativa quante più persone possibile. Ecco, che riscontro sta avendo, che riscontro hai avuto? Beh, guarda, noi intanto un gruppo di amici abbiamo così convocato poche persone, però subito, appena, per la verità, ognuno ha portato altri amici, c'è stato un passaparola immediato molto forte, quindi siamo già in tantissimi, ma soprattutto contiamo martedì prossimo, ci vediamo alle 20:30 alla scuola materna Tommaso Caputo di Tricase. Tentiamo di creare un vero e proprio coordinamento per immaginare degli eventi da fare durante l'estate, insomma, in cui, se possibile, vediamo di integrare quante più persone di culture e anche colore diverso, perché io penso che la nostra società debba essere multicolorata, non di un solo colore. Quindi mi sembra di capire anche un gruppo, un coordinamento non legato ad un partito politico, ma aperto a chiunque voglia esprimere il suo pensiero contro comunque il razzismo. Esattamente, cioè guai adesso a ingabbiarci dentro uno schema politico. Qui si tratta veramente di far valere dei valori che sono scritti nelle nostre costituzioni, dei valori che sono insiti in ogni senso di umanità, dei valori che debbano poi andare a costruire una società più giusta e una società più civile da tutti i punti di vista.